Sì, mi occupo di cinema da molto tempo, ormai una decina d'anni. Il cinema è un veicolo di comunicazione che permette ai registi e agli autori di raccontare storie. Decido di usare quel mezzo, ho un senso di responsabilità rispetto al pubblico. Perché? Perché è un mezzo troppo nobile, troppo potente per essere sprecato, per fare solo, intrattenimento becero. Noi abbiamo bisogno che il cinema venga un po' riconosciuto, venga riconosciuto alla stregua di ciò che accadde nel dopoguerra, che è stato da parte di alcuni registi necessario di parlare di temi molto urgenti per allora. Uno dei temi era riuscire ad avere la pagnotta, per esempio, un lavoro, riuscire a vivere, crescere dei bambini, ecco, riuscire ad avere una casa addirittura. Questi temi forti hanno spinto un nucleo di registi ad occuparsi di cinema parlando al mondo dei problemi e delle soluzioni. Quindi diciamo che il ruolo del cinema era un fortissimo ruolo sociale, un ruolo quasi educativo nei confronti del mondo che guardava quei film. E poi c'è anche da dire che l'approccio era un approccio puro col cinema. Non si calcolava al dettaglio quanti gadget si potevano fare su questo o quel film per poterlo vendere in questo o in quello stato. No. Sentiva la necessità di parlare di quel tema e quindi si faceva il film e si trovavano i soldi per farlo. Basta, era molto più semplice, molto più puro il rapporto. Il senso di responsabilità che ho, ce l'ho perché ho capito che si può fare un film con senso di responsabilità. Essere un autore responsabile perché ho un mezzo più grande di me tra le mani e questo mezzo va rispettato, così come va rispettato lo spettatore, che sia un bambino, un adulto, va rispettato. Invece quello che si sta creando adesso è un popolo di aspettatori, cioè gente che aspetta un prodotto, che ha dei prodotti che si aspetta. Si siede in sala, su una poltrona rassicurante, avvolgente, con portalimite, e ottiene ciò che si aspetta di ottenere. Di acquistare film, opere prime o seconde in televisione. Quindi non avendo questi obblighi, è ovvio che l'industria non le fa quelle cose perché sono più rischiose. Perché un'opera prima è più facile che venga brutta. È normale. È più facile che abbia una fetta di pubblico minore. Quindi la nostra televisione non è interessata alla fascia di pubblico. Però l'autore, per riuscire a diventare un autore che riesce ad acquistarsi un pubblico, a crearsi un pubblico, ha bisogno di incentivi, ha bisogno di fare il primo e il secondo film per poi fare il terzo. Se fosse un pubblico di spettatori veri, dignitosi, europei, noi avremmo molte più persone interessate a film, opere prime, opere seconde, di
di giovani autori, che poi la parola giovani autori in Francia vuol dire 23 anni, 25, in Italia vuol dire 50 anni. Parlo di diversità in senso molto ampio, parlo di adolescenza, parlo di rapporto tra differenti generazioni, però alla fine parlo, parliamo, perché poi scrivo sempre a quattro mani, di cambiamento e di adattamento. E questo non l'ho capito subito al primo lavoro, l'ho capito dopo un po', riflettendo su quello che avevo fatto, sul percorso, obbligato a rifletterci non solo per i film che facevo, ma anche per la formazione che porto avanti. E quindi ho capito che i temi sono sempre in qualche modo legati al cambiamento. E per questo forse che l'adolescenza mi interessa. Perché è uno dei momenti di cambiamento più importanti della nostra vita. Mi interessa il lavoro sulla capacità dell'uomo ad adattarsi. E quindi per questo in animo, adattamento alle regole. Per questo nel primo giorno d'inverno la diversità, il cambiamento del personaggio che evolve e si trasforma in personaggio negativo per poi tornare ad una sorta di redenzione finale. Per questo in Crisalidi il corpo che cambia naturalmente, patologicamente, messo a confronto, e per questo in Come Prima un grande cambiamento, un adattamento e così via. Anche nel nuovo film c'è un grande lavoro sull'adattamento che stiamo facendo dei nostri personaggi ad una nuova situazione, una nuova condizione. Sento il bisogno di avere persone che diventino spettatori, che passino dal grado di aspettatori a quello più dignitoso degli spettatori, gente che sceglie quello che vuole vedere, gente che ha bisogno di vedere certe cose, gente che cerca e vuole vedere Bruno Dumont, vuole André Téchiné, gente che vuole Doyon. Gente che nella sua biblioteca ha i libri e i film di Amelio, che conosce Ermanno Olmi, dal primo all'ultimo film. Ecco, io questo vorrei, è quello che dobbiamo sperare accada, perché è illuminante, ti rende capace di comprendere che il cinema è un mezzo troppo potente per essere violato in quel modo. È un mezzo che va rispettato, che ha bisogno di ritornare alla dignità di un tempo. È una dignità che ha facendo 300 km verso ovest o 500 verso nord, forse meno. Poi è ovvio, ci sono situazioni in cui non ci sono abbastanza strumenti perché i nostri bambini, le nuove generazioni, possano adoperarsi in questo senso. Quindi forse occorre, non è colpa dei bambini, cioè è colpa degli adulti questa cosa, quindi occorre ripartire da lì. Partire dai più piccoli. Quindi consiglio ai pochi adulti rimasti con Salim Zucca di
lavorare sui più piccoli in modo tale che siano adulti migliori di loro.